In cinese, nella scrittura idiomatica, vengono usati per definire la parola crisi, appunto, due segni che vogliono dire pericolo e opportunità. Ecco, questa è la crisi. La crisi è insieme pericolo e opportunità. Ma pare, basta guardarsi intorno, che molti, nei tempi che corrono, abbiano compiuto la prima scelta, quella di raccogliere il pericolo nei momenti di crisi. Si può diventare molto buoni. Si può crescere in umanità appunto perché dividendo, vagliando, si raccoglie ciò che è bene, quindi si può crescere in umanità, ma si può diventare anche molto cattivi. Ecco, oggi forse si sta optando per la cattiveria. Ma forse è sempre stato così, nei momenti di crisi si è diventati sempre molto cattivi. E cattivo è un'altra parola molto importante perché vuol dire, sempre come etimologia della parola, prigioniero, schiavo. Pensate alla parola cattività. Vivere in cattività vuol dire vivere prigionieri. Prigionieri di che cosa? Della paura, dei pregiudizi, dei propri fantasmi, del proprio egoismo, del proprio individualismo. Questo stiamo vivendo in questo momento di crisi. Siamo incredibilmente prigionieri di tutto questo. E chi è che ne sta facendo la spesa? Chi sta pagando il prezzo di questa nostra cattiveria, cioè di nostra, questa nostra nostro essere prigionieri di paure, pregiudizi, fantasmi, egoismi, individualismi? C'è qualcuno che sta pagando. Sono i poveri. Sono i poveri. Oggi è in atto una sorta di criminalizzazione, parola difficile, del povero. Provate a pensare. Il povero, che sia esso immigrato senza fissa dimora, accattone, rom, lavavetri, ognuno pensi a una categoria di povero, fa paura per il fatto stesso di essere povero. Non ha ancora commesso nulla, ma fa paura. Provate a pensare, la storia ci insegna che con un pensiero creato ad arte si è riusciti nella storia e anche oggi, perché la storia si ripete, a far cadere su un determinato gruppo di persone, soprattutto le minoranze, due sentimenti terribili che possono avere conseguenze disastrose, la vergogna e la paura. Cosa voglio dire? Voglio dire che oggi del povero si ha paura, o meglio, c'è un potere forte alle nostre spalle che ci ha fatto passare questa idea che il povero fa paura, o del povero occorre avere paura. E poi lo stesso potere ha fatto passare l'idea nel povero di vergognarsi. Chi è povero si vergogna. Chi è povero si vergogna di esserlo. Perché? Perché? Perché bisogna vergognarsi di essere poveri? Si è fatto qualcosa? Si è fatto qualcosa di male?
Quindi si è come posto un sigillo sui poveri, una sorta di stigmatizzazione, un segno. Ma questo avveniva sempre con tutte le minoranze, in fondo. Si è sempre fatto così. Le minoranze andavano segnate in modo da incutere paura, e chi portava quel segno doveva provare vergogna. Provate a pensare, un segno famosissimo, quello sui giudei, la famosa stella gialla di Davide, o rosa. Apro una parentesi, sapete chi ha inventato il segno che contraddistingue, il segno di stigmatizzazione sugli ebrei, la stella gialla da porre sui vestiti? Chi l'ha tirata fuori? Ditelo voi, chi l'ha inventata? I nazisti? I cristiani? I cristiani. 1215, Papa Innocenzo III. Paolo IV, 1555, inventa il ghetto per gli ebrei. I nostri pontefici. Chiusa parentesi. Dovremmo sempre ricordare, però, che ad essere vergognosa non è la povertà, ma l'ingiustizia che provoca la povertà. E noi siamo molto clementi e indulgenti verso l'ingiustizia e così intolleranti e duri con i poveri e la povertà. Rischiamo di colpevolizzare il povero e rimanere indifferenti riguardo all'ingiustizia che ha prodotto la povertà. Ricordiamoci una cosa, che la povertà non è un fatto, esistono i poveri. I poveri devono esistere. Cioè non esistono i poveri come esistono i francesi, gli inglesi, gli ispanici. I poveri, cioè non è un fatto, non è un... non devono essere, non sono nati così. È l'ingiustizia che li provoca, che li fa nascere, che li partorisce. Pensiamo soltanto al linguaggio che è entrato nel nostro lessico comune. Usiamo senza problema la categoria del loro e noi. Questo è un linguaggio che usiamo. Come se non facessimo tutti parte dell'umano soffrire. Usiamo parole come autoctoni e immigrati, italiani e poi ci sono loro, gli stranieri. Ci sono i cristiani e poi ci sono i musulmani. È il modo di pensare per blocchi giustapposti. E guardate che questo fa tanto male. Creare la differenziazione. Primo Levi, in Sommersi e Salvati, un libro famoso di questo autore incredibile che ha patito sulla sua pelle tutto quello che stiamo dicendo, diceva: è talmente forte in noi l'esigenza di dividere il campo tra noi e loro che lo schema della bipartizione amico-nemico prevale su tutti gli altri. La storia popolare risente di questa tendenza manichea che rifugge dalle mezze tinte e dalla complessità e incline a ridurre il fiume degli accadimenti umani e i conflitti a duelli, noi e loro, gli ateniesi e gli spartani, i romani e i cartaginesi, e avanti così, nella storia, noi e loro. Voi capite che questa insistenza sul noi e loro non produce altro che la paura. Loro, possono attentare la nostra sicurezza, quindi dobbiamo difenderci,
dall'uomo. Sono cose di una attualità sconcertante questa. La loro vergognosa presenza ci disturba. Il loro disordine dà fastidio. Noi siamo molto ordinati. Il loro modo di comportarsi, di mangiare, di ridere, dà fastidio. Non è come il nostro. Occorre in qualche modo, quando loro entrano da noi e ci disturbano in questo senso, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo creare una sorta di pulizia. Dobbiamo ripulire l'ambiente perché noi siamo gli autoctoni, noi siamo italiani, noi siamo avanti così. Mi è sempre rimasto impresso un episodio che era comparso, avevo letto tanti anni fa, nel 2009 ormai, nel Corriere della Sera era venuta fuori una diatriba proprio di un sindaco di un paese del Bresciano. Non perché siete di Brescia, ma perché torna bene ricordare. Non so neanche dove sia sto paese, Coccaglio. Credo che sia nel Bresciano, almeno. In vista delle festività natalizie, il sindaco e leghista ebbe la brillante idea di lanciare un'iniziativa, Bianco Natale. Cosa consisteva? Nel ripulire dal nero, cioè dagli immigrati, la cittadinanza, perché diceva il nero sporca. La crisi rende cattivi, la crisi rende molto cattivi. Voi capite che termini come pulizia sono termini pericolosissimi. Cosa li chiamano? Episodi lontani, neanche tanto lontani, no? Paurosi. Un autore francese che ha scritto uno splendido libro, edito dal Mulino, sul genocidio, cioè il Novecento, il secolo dei genocidi, scrive questo: il genocidio moderno è un genocidio mirante ad uno scopo. Il genocidio ha sempre uno scopo. Sbarazzarsi dell'avversario non è di per sé uno scopo, non è ancora questo. È il mezzo per raggiungere uno scopo, una necessità che scaturisce dall'obiettivo ultimo. Zygmunt Bauman, grande sociologo, forse il più grande sociologo, definisce il genocidio moderno come il lavoro di un giardiniere. Fare pulizia. Voi pensate chi ha un po' di giardino davanti a casa ci tiene ad averlo pulito, e se c'è qualche erbaccia, un po' di zizzania, un po' cosa, bisogna togliere le erbe, le erbacce, fare pulizia, eliminare gli insetti. La crisi rende molto cattivi. Nella cultura moderna, nella cultura contemporanea, la cultura nostra, in fondo, di questi decenni, stiamo soffrendo per due lutti: la morte della differenza e del prossimo. Non accettiamo più la differenza, non accettiamo più l'alterità, non ce la facciamo più. Tutto deve essere omogeneo, e chi è diverso
chi è differente. Va in qualche modo eliminato. Sempre Bauman dice: viviamo nella società liquida, dell'indistinto. Ma stiamo attenti, se non giungiamo ad affermare l'altro nella sua totale alterità, che sia povero, che sia diverso, che sia straniero, immigrato, arriveremo sempre a eliminarlo. Il mito di Caino e Abele, che troviamo all'inizio della Genesi, la dice lunga. Caino non sopporta il fratello come altro. Voleva il giardino tutto per sé. C'è bisogno di uccidere Abele. L'uomo uccide la diversità dell'altro, simboleggiato dalla diversità di cultura, di religione, di sessualità anche, il diverso. Se non giungo ad affermare la differenza dell'altro, l'altro risulterà per me sempre indifferente. Ed è pericolosissimo ritenere l'altro indifferente, perché ritenere un altro indifferente vuol dire ritenerlo non esistente. Tu mi sei indifferente vuol dire tu per me non esisti. La seconda morte, il secondo lutto che stiamo vivendo, abbiamo detto la prima è la differenza. Secondo è la morte del prossimo. Non esiste più il prossimo. Non esiste più il prossimo. C'è un altro sociologo importante, italiano, Luigi Zaia si chiama, che ha scritto un bellissimo libro che vi inviterei a leggere, un piccolo libretto, molto veloce. La morte del prossimo, edito da Einaudi. Luigi Zoia dice che ad uccidere il prossimo è stata ed è la tecnologia. Infatti la tecnologia elimina la prossimità. Provate a pensarci un attimo, oggi siamo in contatto con tutti, siamo in contatto col mondo intero. Anzi, i contatti, o meglio, coloro con cui siamo in contatto, siamo riusciti anche a chiamarli amici. Pensate a Facebook. Siamo in contatto con tantissimi amici. Ma c'è solo un problema, che molti di questi non li abbiamo mai visti in volto. Siamo in contatto con tutti, ma non incontriamo nessuno. Ne consegue che anche il povero so che esiste, ma solo in maniera virtuale. E mi è stato insegnato che devo averne paura, anche se non l'ho mai incontrato. Diventa una sorta di ideologia. L'idea del povero, l'idea dell'immigrato, l'idea del nero, l'idea del rom, l'idea del... Anche se non ce l'ho in giardino da me, anche se non ce l'ho... Ma è stata fatta passare questa idea. C'è un bellissimo aforisma ebraico che recita così: il prossimo è colui sulla cui spalla puoi posare la tua mano. Questo è il prossimo. Non quello che hai sul telefono. Questo è il prossimo. Il prossimo è colui sul quale puoi posare la tua mano sulla sua spalla. Se non lo raggiungi, quello non è già più prossimo, è già lontano, è già altro.
Si sta verificando una cosa interessante nel nostro tempo. Se da una parte si sta morendo per l'impossibilità di scorgere il volto dell'altro, verso cui potermi rivolgere in quanto lontano, dall'altra, mai come in questa nostra epoca, ci si sta prendendo cura dei lontani. È interessante questa cosa. Ditemi se non è vero, se succede un cataclisma dall'altra parte del mondo, siamo prontissimi ad aiutare. Ma sono i lontani. Stanno crescendo a dismisura le richieste di adozione a distanza. Cioè l'importante è che siano distanti, che siano lontani. Vorrà dire qualcosa. Allora, la domanda dopo tutto questo che ci interroga: come mi pongo io personalmente di fronte a questo momento storico di crisi, di fronte a questa paura, a questo modo di agire, a questa morte di prossimità, di alterità? Io come cristiano, perché il discorso che stiamo facendo lo stiamo facendo da cristiani, cosa faccio? Cosa scelgo in questo, visto che la crisi per definizione mi chiede di scegliere da che parte sto? Raccolgo il peggio e divento cattivo o raccolgo il meglio e ne faccio una possibilità di crescita, di umanizzazione? La crisi può distruggerci, ma può anche essere l'unica chance di umanizzazione. Sta a noi decidere. E guardate che bisogna decidere. Apocalisse 3:16, in Apocalisse 3:16 Gesù dice una cosa tremenda: ma poiché sei tiepido, non sei cioè né caldo né freddo, io ti vomito. Bisogna scegliere. Chi non sceglie mai è una persona è un morto. Chi non sceglie mai, chi sta sempre nel mezzo, chi non vuole compromettersi, chi fa passare le crisi e sta sempre in bilico. No, bisogna scegliere. In cosa consiste questa tiepidezza, questa sensazione di vomito? Per il nostro caso concreto, si chiama spiritualismo. Cioè il rischio di fronte alla crisi è quello di spiritualizzarsi, cioè rifugiarsi nella religione. E quando parlo di religione, chi mi conosce sa che ha sempre un'accezione negativa la religione. Il cristianesimo non è una religione. È una fede, è un'altra cosa. Allora abbiamo dei cristiani che nel momento di crisi rischiano di rifugiarsi nella religione. Quindi pratiche sante, ma pratiche, credenze, osservanze, ascesi, fioretti, partecipazione ai sacramenti, magari delle messe, magari dei rosari. Ma questo è un modo di vivere la crisi. E questo è il scegliere il meglio della crisi per potersi umanizzare. Dall'altra, quindi, si può essere tiepidi o rifugiandosi nella religione, oppure essere conniventi con questo mondo, oppure no, out, et, cioè da una parte rifugiarsi nella religione e al contempo, perché abbiamo questi cristiani anche, che da una parte vivono la loro religione
e dall'altra parte continuano ad essere conniventi con questo mondo, quindi continuano ad accettarne la logica razzista di cui siamo immersi fino al collo, accettare l'economia omicida, per dirla con Papa Francesco, continuano ad appoggiare una politica guerrafondaia, magari simpatizzare per qualche partito xenofobo. Ecco, essere tiepidi vuol dire così, tenere il piede in due scarpe, un po' di religione, perché non si sa mai, e l'altro piede in questo mondo, in piena connivenza. Abbiamo detto che il cristianesimo non è una religione, e il cristianesimo invita a non essere conniventi con questa logica perversa e di questa politica perversa. Abbiamo detto che il cristianesimo è una fede, ma cosa intendiamo per fede? Cos'è la fede? Credere magari in un unico Dio, come diciamo alla domenica nel Credo, questa è la fede? Professare una verità? C'è un bellissimo passo lettera di Giacomo, la lettera di Giacomo, capitolo 2, versetto 19. Siamo nel Nuovo Testamento. Giacomo dice: tu credi che c'è un Dio solo? Credi, cioè, tu credere in un solo Dio? Senti cosa dice? Fai bene, anche i demoni lo credono. Insensato, continua Giacomo, vuoi capire che la fede senza le opere non ha valore? Avere fede non vuol dire credere in Dio. Non è questa la fede. Bastasse questo, ridurremmo il cristianesimo a una questione intellettuale. Avere fede vuol dire piuttosto permettere a Dio di credere in noi, che è diverso. Vuol dire permettere a Dio di agire in me, nella mia vita. Avere fede è credere che dentro di me esiste un posto, un punto in cui l'amore, lo spirito, Dio, attende che io gli dia spazio, ne divenga consapevole, gli dia occasione di espandersi e vivere attraverso di me. In una parola, avere fede vuol dire accettare un cammino di divinizzazione, cioè entro in contatto col Dio in me, perché Dio abita in me, non abita in cielo, abita in me, e io entrando in me gli do spazio, gli permetto di inzupparmi, di imbevermi fino a diventare una sua emanazione nel mondo e comincio a vivere come vive Dio in mezzo al mondo. Va da sé che la misura della mia fede si manifesterà nelle opere scaturite da questa unione col mio Dio. Dimmi come vivi nel mondo, ti dirò se sei un uomo o una donna di fede. Tradotto, saranno sempre i poveri a dirci se siamo uomini o donne di fede. Non illudiamoci, non sono le ore che passiamo in chiesa, non sono le celebrazioni a cui partecipiamo, le messe che viviamo, non sono neanche le comunioni che facciamo, neanche le confessioni che viviamo a dirci se siamo uomini e donne di fede. Non è questo. Al massimo siamo bravi praticanti, ma non siamo uomini di fede. A dirci se siamo uomini e donne di fede saranno sempre i fratelli che ci stanno accanto, sempre. In ultima analisi, i poveri. L'accoglienza che riserviamo a loro,
il sangue che sputiamo a loro favore. Questo ci dirà se siamo uomini e donne di fede. Stiamo attenti a non illuderci. Il Cottolengo diceva sempre: saranno i poveri ad aprirvi le porte del paradiso. Cioè c'è poco da fare. Il nostro rapporto con Dio si gioca nel rapporto con i fratelli. Chi salta il fratello, salterà anche Dio. E da lì non si scappa, da lì non si scappa. E le tue belle comunioni, i tuoi rosari, le tue celebrazioni non serviranno assolutamente niente se non ti farai mangiare e masticare dai poveri. È inutile masticare un'ostia la domenica e non farsi mangiare dai poveri. Che senso ha? È ipocrisia e basta. D'altra parte Paolo dice, Galati 5, 6, la fede si rende operosa per mezzo della carità. Allora facciamo un passo avanti, dinanzi al dilagare del male, dinanzi a questa epoca di crisi, alle tenebre che paiono addensarsi sempre di più, l'unico modo di porsi non è la fuga dalla realtà, non è ritirarsi nella propria corazza. Se leggiamo il Vangelo, se seguiamo Cristo, l'unico modo per contrastare questo mondo cattivo è buttarci dentro a questo mondo cattivo. Gesù l'ha fatto. Gesù non è entrato, non è andato in un eremo. È molto curioso, se leggete il Vangelo, Gesù a un certo punto da Nazareth, che era un piccolo villaggio paleolitico, si trasferisce in un paese di grande commercio, di grande movimento, Cafarno. Perché? Perché lì c'era la vita. L'amore ti porterà sempre lì dove c'è la vita, sempre. Dove c'è il movimento, dove c'è la confusione. Occorre scendere dentro la storia, come il pizzico di lievito nella pasta di evangelica memoria, Luca 13, 21. E una volta dentro cominciare ad illuminare, riscaldare, prendersi cura, amare quella storia. Occorre entrare da divini, da divinizzati, abbiamo detto. Il primo passo è quello di entrare in contatto con se stessi, entrare dentro di sé, fare una forte esperienza, vivere una forte esperienza spirituale, perché entri in contatto col divino e poi ti butti dentro la storia divinizzato, entri in contatto con la luce e entri dentro illuminato, a illuminare la tenebra. Perché se tu entri nella tenebra come luce, la luce non distruggerà mai la tenebra, ma sarà sempre la tenebra a dissolversi a causa della luce. E la luce che vince, sempre. Occorre rispondere in questo mondo in maniera diversa, contro la cattiveria con la bontà, contro l'ingiustizia con la giustizia. Contro la disumanità, umanizzare. È proprio in mezzo alla crisi che il cristiano è chiamato a vivere la differenza cristiana. Ricordiamoci che il bene è l'unico antidoto contro il potere del male e la malvagità. Ricordate Matteo 25, scusate Matteo 5, quando Gesù dice, ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgili anche l'altra. Gesù che dice di non opporvi al malvagio.
Eppure c'è questa logica che si pensa che quando c'è una guerra da qualche parte, una tensione, bisogna rispondere con la stessa forza, se non superiore. No, non funziona così. Il bene è l'unico antidoto contro il potere del male. Non ce n'è altro. L'unico. C'è una bellissima citazione, amo molto recuperare delle citazioni, così, amo molto la letteratura, e, perché penso che ci sono stati degli autori, e ci sono ancora degli autori, che riescono ad approfondire l'umano, anche il cuore dell'uomo in maniera incredibile. Italo Calvino, in un suo romanzo, Le città invisibili, racconta di un dialogo tra Marco Polo e il Kublai Khan, a cui doveva sempre fare resoconto di ogni città visitata. E Marco Polo dice una cosa molto bella. Dice: l'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà, che verrà. Se ce n'è uno, è quello che è già qui. L'inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti, accettare l'inferno e farne parte, fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione ed apprendimento continui. Cercare e saper riconoscere chi o che cosa in mezzo all'inferno, inferno non è, e farlo durare e dargli spazio. È molto bello, eh? Allora è venuta l'ora di reimparare la grammatica della carità, la grammatica dell'amore, buttarsi dentro a questo mondo infernale, riconoscere quello che inferno non è e dargli spazio, prendersene cura, proprio come il brano del buon samaritano che abbiamo ascoltato. Se voi leggete quel brano, ce l'avete sotto gli occhi, se lo rileggete vi accorgerete che in quei pochi versetti c'è il nuovo decalogo del Nuovo Testamento. Nell'Antico Testamento c'erano i 10 comandamenti, qui c'è un nuovo decalogo, che è il decalogo che non ti dice, non ti ordina cosa fare per far piacere a Dio, ma sono 10 verbi che ti dicono come diventare umano. Sono i 10 verbi per l'umanizzazione, per la crescita. Se li contate, sono: lo vide, vedere, perché c'è anche un vedere che non ti fa, o meglio, un vedere che ti fa fermare, perché c'è anche un vedere che ti fa passare oltre. Davanti a quel disgraziato prima erano passati un sacerdote e un levita, videro e passarono oltre. Davanti al povero o ti fermi o ti disumanizzi. Lo vide, ne ebbe compassione, gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, gli versò olio e vino, lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo, si prese cura di lui, il giorno dopo pagò per lui, ritornò indietro a pagare. Allora, da questo decalogo del Nuovo Testamento evinciamo che l'unico modo di attenzione all'altro è il suo corpo. Abbiamo letto, ho fatto leggere quel passo di Isaia, che è un passo molto bello, è uno dei passi più alti dell'Antico Testamento. Il passo di Isaia ascoltato ci rivela una verità fondamentale. Dice:
guarire l'altro, dargli in qualche modo vita, guarirà la nostra ferita. È bellissimo. Fare il bene all'altro concretamente, vivere il decalogo dell'amore verso il fratello, quello molto vicino, quello che abbiamo detto su cui si può posare la mano, quindi del mio cerchio, chi si avvicina a me. Occhio, non che scelgo io, perché il povero, l'altro da amare, non me lo scelgo io, L'amore non sceglie, si è scelti dall'amore, non siamo noi a fare la carità, è la carità a farci. Stiamo attenti, Non decidiamo, magari con un consiglio pastorale, chi sono i poveri da aiutare. Non c'è cosa peggiore e più borghese di questa, Stiamo attenti. Non siamo noi a decidere i poveri da aiutare, sono i poveri che ci chiedono di essere aiutati. Fare il bene all'altro concretamente rimargina la nostra ferita esistenziale. Siamo tutti guaritori feriti. Chi di noi non si porta dentro delle ferite? Siamo tutti malati, siamo tutti feriti, magari con delle ferite infertici da bambini, forse degli amori sbagliati, forse delle delusioni, forse perché abbiamo commesso del male o abbiamo subito del male, degli sbagli. Ecco, la parola, il Vangelo, ci dice che il bene riversato sulla ferita dell'altro ha il potere di rimarginare la nostra. C'è poco da fare. È salvando che si è salvati, è guarendo che si è guariti, è umanizzando che ci si umanizza, è facendo sbocciare l'altro che arriviamo al compimento di noi stessi. Non c'è altra strada. Isaia continua dicendo: allora, se farai questo, se ti prenderai cura dell'altro, e qui possiamo mettere tutte le opere di misericordia, se cominceremo ad accogliere il forestiero, a sfamare, a dar da bere, a visitare malati, carcerati, se cominciamo a preoccuparci, a occuparci prima dell'altro che di noi stessi, dice Isaia, allora brillerà fra le tenebre la tua luce. Tradotto, ci illumineremo solo nel momento in cui cominceremo ad illuminare gli altri. E facendo uscire dal buio gli altri dalle tenebre, che getteremo luce sulla nostra esistenza. Perché Gesù l'ha detto, voi siete la luce del mondo. I battezzati nella Chiesa primitiva venivano chiamati gli illuminati. Abbiamo un potere di illuminare la nostra tenebra, facendo uscire dalla tenebra chi ci sta accanto. E guardate che oggi c'è tantissima tenebra anche dentro di noi. Ci sono uomini e donne che vivono in un'oscurità impressionante. Come uscire? Illumina gli altri. Comincia a illuminare gli altri. Gesù nel Vangelo non invita mai alla santità. In tutto il Vangelo Gesù non dirà mai, siate santi, ma dice, questo lo dice Dio nell'Antico Testamento, Gesù dice piuttosto, diventate misericordiosi come misericordioso il Padre vostro celeste. Allora possiamo dire che le sette opere di misericordia sono un imprescindibile processo di costruzione di sé. Le opere di misericordia sono
vivere come vive Dio. Ci si umanizza, ci si costruisce umanizzando. L'incontro col divino fa tutt'uno con la responsabilità indeclinabile e con la giustizia verso l'altro. Sta a noi decidere come costruire la nostra statua. La nostra vocazione è questa. Siamo in un momento di crisi, siamo in un momento di opportunità straordinaria. Possiamo distruggerci o possiamo costruire la nostra statua. Decidiamo, da adulti, da persone mature e di fede, quale strada intraprendere. Grazie. Bene, abbiamo qualche... ho messo l'orario, è suonata proprio ai 50 minuti, abbiamo parlato 50 minuti, adesso abbiamo un po' di tempo per... intervenire, ecco, per chi desidera. Poi mi ero riservato ancora una testimonianza di una persona che ha vissuto tutto questo, magari concludo alla fine citandola, questa donna straordinaria che ha vissuto le 7 opere di misericordia in un contesto tremendo. Ma intanto ascoltiamo voi. Tutti timidi, ma siamo in famiglia, possiamo, non abbiate timore. Si ha raso il suolo. Sento che la nostra mentalità non è da cristiana, è una mentalità razzista, ma non ci rendiamo conto, ma è tutto quello che lei ha detto nei confronti dell'altro è quello che ogni giorno ci ripetiamo nei nostri discorsi, è negra, è perché mi sono raccolta, parola che mi fa paura, è verissimo. Io credo che la mentalità, siamo lontanissimi da una mentalità cristiana, però non forse non ci rendiamo conto che non siamo cristiani pensando in modo razzistico. Sento che c'è da incominciare da capo. Diamo anche la valletta, eh. Mi ha spiazzato, messo in discussione tante cose che sì, meno comunioni, meno messe, meno preghiera, pensare di meno a quelli che sono lontani, ma di fare di più vicino quello con cui possiamo mettere la mano sulla spalla. Penso che sono situazioni che fanno riflettere, mettono in discussione un po' anche quello che è normalmente la vita che facciamo. Quindi credo che abbia perfettamente ragione dicendo che la crisi fa appunto fare una scelta grossa di campo.
Il povero non ha scelto di essere povero, cioè siamo noi che con il nostro modo di fare, il nostro modo di agire, lo facciamo sentire povero, lo facciamo sentire in difficoltà. Cioè queste cose che ci lasciano un po'. Sì, stiamo attenti, io non ho detto, qui sono davanti al parroco, non vorrei essere frainteso, non ho detto che meno messe, meno preghiere, meno rosari, ho detto che col cristianesimo è finita la religione. La religione che cos'è? La religione è quella pratica, ecco, quello stile di vita che crede che facendo delle azioni per la divinità, in qualche modo la divinità è tenuta a rispondere, no? Quindi si esaurisce nel do ut des, il do ut des, io ti do e tu mi dai, è tipico di ogni religione. Era presente molto, è presente molto nell'ebraismo, ma Gesù è venuto a dire basta, con quell'episodio della scacciata dei mercanti dal Tempio, cosa voleva dire Gesù? Proprio questa. Il nostro Dio non è un commerciante, capite? Quindi la costruzione di sé, l'edificazione di sé, non sta in questo do ut des, io ti do, tu mi dai. E la costruzione sta nel primo momento della fede, cioè nell'accoglienza, nel lasciare che il divino in noi si espanda sempre di più, ci illumini sempre di più, quindi la preghiera è fondamentale, il sacramento è fondamentale, ovviamente, ma perché? Ma perché mi divinizza e poi io sono, anzi possiamo dire, più mi avvicino a Dio, più ho questa esperienza forte con Dio, più sono mandato ai fratelli a vivere tutto questo con il fratello. Però, se manca questo secondo momento, non ci illudiamo che il rapporto con Dio basti per la nostra umanizzazione. Non può bastare. Dio solo non basta. Più ti unisci a Dio, più sei mandato ai fratelli. È lì che ti giochi la tua fede. Una fede senza le opere è vuota, è fallace. Quindi, in questo senso, Dio, prima di farsi ostia, si è fatto carne. Stiamo attenti. E Matteo 25 dice, quello che avete fatto al più piccolo l'avete fatto a me. Quindi non pensate di fare qualcosa a me, a Dio, dice Dio, con le pratiche, con il culto, con i sacrifici, perché no? Fate qualcosa a me se vi lasciate inabitare da me per poi andare a vivere questo con i fratelli. L'Eucaristia masticata in chiesa ti porterà a farti masticare dai fratelli, tu diventi ostia. Cioè l'Eucaristia non è il momento per dire Gesù che bello sei entrato nel mio cuore, che bella intimità che c'è tra me e te, godiamo io e te di questa felicità. No, nessun rapporto intimista con Dio, nessuno. Ma se Dio entra in te e si dilata in te e ti divinizza è perché devi mandare dei fratelli e diventi ostia. E se non ti fai masticare, distruggere, come Dio si è fatto distruggere dai tuoi denti, allora quello che hai preso in chiesa, in bocca, non serve a niente, non serve a niente. Di quella preghiera, cioè che era quella di dire guarda sì c'è di essere buono, di essere bravo, attento, però non c'era quella umanità così forte, così dire guarda che sì, ti chiamare Dio, però ricordo che prima di tutto c'è il prossimo vicino, è questo che ha creato un po', mi sembra un po' di disagi, ecco, e lì probabilmente vedo che la formazione è quella che è, insomma, per me ci sarebbe tante cose da fare, da dire e da mutare, anche perché forse abbiamo una
una fede e anche una cultura un po' da bambini, cioè ecco, abbiamo bisogno di una formazione un po' più solida. Non è mai troppo tardi, ecco, la Quaresima aiuta proprio a questo, a crescere nella propria fede. Questo è... Non bisogna demoralizzarsi, ci mancherebbe, no? Cioè, il credente è proprio in questo cammino, ecco, in questo cammino continuo. La conversione è questa, in fondo. La conversione è crescere ogni giorno assomigliando sempre più al Padre misericordioso. Signor parroco, qui no. Allora, visto intanto che pensate qualcosa, io cito questo personaggio perché mi sembra una chiusura degna, forse di più di tutte le cose che ho detto io, perché questa qui è una testimone che ha vissuto quello che ha detto. Sto parlando di Eti Illesum, questa donna ebrea. Lei è una donna olandese, è nata il 15 gennaio del 1914, ha 27 anni, è ebrea, ma è un'ebrea di tradizione, come possono essere molti cattolici oggi, cioè di tradizione ma non praticante. Una donna straordinariamente di una intelligenza straordinaria, geniale, potrei dire, come d'altra parte i suoi fratelli. Aveva un fratello pianista geniale e un fratello medico, anche lui ha fatto anche delle scoperte importanti in campo di medicina. Comunque, una famiglia di geni. Questa donna a 27 anni, il 9 marzo del 41, comincia ad annotare, a scrivere un diario, che continuerà fino alla morte praticamente, fino alla sua deportazione ad Auschwitz, perché poi verrà internata ad Auschwitz e morirà. E, tra l'altro, è un testo che io vi inviterei a leggere, ma non perché si possono considerare dei libri, prima vi ho detto che vi ho considerato dei libri, ma Zoya potete anche lasciar perdere, ecco. Questa no, nel senso che questa è una donna che secondo me può cambiare la vita. Questo diario, l'unica cosa che ho scritto è questo diario, poi un piccolo libricino di lettere, ma questo diario può cambiare una vita. È edito da Delphi, è uscito penso 2 anni fa, 3 anni fa, l'edizione integrale, sono 1000 pagine più o meno, quindi va letto un po' per volta. E questa donna... Lei a un certo punto si vergogna, a 27 anni prova un senso di vergogna e dice, perché si vergogna? Perché si è accorta che a 27 anni non è ancora nulla, dice, ma cosa ho fatto io fino adesso, 27 anni? Parte da questo senso di vergogna perché lei scopre, capisce che la sua vocazione è diventare pienamente se stessa, pienamente donna, pienamente umana. Tenete conto che quando inizia a scrivere non ha nessuna idea di Dio ancora. Sì, questa idea è ancora di tradizione. Comincia a scrivere, comincia a scendere, a fare questo processo di interiorizzazione e entra sempre più nella sua stanza interiore e lì scopre Dio. Vi leggo questo passo del diario, quindi dico ancora questa cosa, scopre che può diventare umana in tutte le circostanze dell'esistenza. Abbiamo detto che la nostra è un'epoca di crisi, lei ha vissuto una crisi tremenda, cioè a volte noi ci lamentiamo che le cose sono difficili, no? Ma questa donna ha vissuto campi di smistamento e ha vissuto Auschwitz. Ha vissuto nel ghetto, ha vissuto l'inferno, quindi
Egli ci dice che è possibile diventare pienamente umani in qualsiasi circostanza della vita, anche se infernale. Non ci sono scuse, non ci sono scuse. Uno ti può dire, ma io vivo una difficile... No, e Tillerson ha vissuto qualcosa peggio di te, di sicuro. E lei è arrivata alla piena umanizzazione. Lei scrive ancora il 26 agosto del 41, quindi molto presto, scrive: dentro di me, arriva a questa convinzione, dentro di me c'è una sorgente molto profonda, e in quella sorgente c'è Dio. A volte riesco a raggiungerla, più sovente essa è coperta da pietre, da sabbia, allora Dio è sepolto, allora bisogna dissotterrarlo di nuovo. Questa cosa è bellissima. Dio non è in cielo, non è in cielo. Dio è dentro di noi. E questa sorgente profondissima che portiamo dentro di noi, che c'è sempre, che scorre sempre, non quando tu sei buono, quando vai a catechismo, c'è sempre. Tu nasci con quella sorgente. La questione è riuscire a entrare in contatto con quella sorgente. E se entri in contatto con quella sorgente, rinasci, ti disseti. Ti dilati sempre di più, diventi sempre più umano, ti illumini sempre di più e cominci a vivere tutto questo nel rapporto con gli altri. Semeraro, non so se lo conoscete, padre Semeraro, no? Dice una cosa molto bella riguardo a questo, dice, vedete, E. Tillerson ci insegna che Dio è dentro di noi come una sorgente. Noi cosa facciamo quando mandiamo i bambini a catechismo? Cosa fanno i catechisti? I catechisti considerano i bambini come dei contenitori. Noi pensiamo che i bambini e gli adulti che fanno catechesi siano come dei contenitori dove buttare dentro delle informazioni su Dio. Noi stiamo passando da secoli, purtroppo, Dio come un'idea, Dio come un'informazione, tanto che una volta si diceva andiamo a dottrina. Abbiamo fatto di Dio un indottrinamento e pensiamo che la fede sia avere una retta dottrina su Dio. Ma sono balle, non è vero. Non è vero che la fede sia conoscenza di Dio. Dio non è quindi non sono contenuti da buttare dentro a un contenitore, perché questi bambini poi crescono e vanno fuori e cosa fanno? Svuotano il contenitore, ma certo, sono delle informazioni, sono dei dati, sono delle dottrine, sono dei dogmi anche importantissimi. Ma Dio è dentro, è una sorgente, e la sorgente non è da comprendere. Tu ti disseti all'acqua non perché studi l'H2O in chimica, ma perché bevi l'acqua, è lì che vivi. Allora la questione, dice Etti, e entrare in contatto con questa sorgente interiore che è in te, dissetarti e diventi acqua, diventi divino. Allora, la cosa che ci insegna Etti è, primo momento, entrare in contatto, divinizzarsi. Dio matura in te, usa una frase di Rilke, Rainer Maria Rilke, questo grande poeta di cui eri innamorata. Dio matura in te, tu diventi divino e cominci a andare verso l'altro. Quale altro? Chiunque altro. Chi era l'altro più prossimo a un certo punto per Etti? Il bastardissimo nazista, giovane nazista. E cosa fa? Lei dice, io provo amore anche per lui. So che mi ucciderà, so che mi distruggerà. Ma io ho una pace dentro di me, questo Dio che ho scoperto, che adesso è parte di me, che riesco ad avere sentimenti di amore anche verso di lui. C'è un bellissimo passo quando lei ormai sta camminando lungo il filo spinato del campo di smistamento e vede al di là del campo un nazista, un giovane, che sta raccogliendo dei fiori. E lei si commuove e dice, guarda, anche lui. Magari porterà queste rose alla sua fidanzata nel villaggio qui vicino questa sera. Capite cosa vuol dire
entrare in contatto col Dio dentro di noi, fare esperienza di Dio, arrivare a non provare più odio per nessuno, a non dire più noi e loro, italiano, straniero, autoctoni o forestieri. L'altro è solo l'altro, cioè l'altro è l'altro, e sono io, l'altro sono io. L'altro sono io. Concludo con questo. Non trovo altra soluzione. Qui siamo mai molto avanti nel diario, quindi verso la fine. Il diario morirà ad Auschwitz nel 1943, quindi poco meno di 3 anni la stesura del diario. Non trovo altra soluzione, veramente non vedo nessun'altra, che quella di raccoglierci nel proprio centro, nella propria sorgente interiore, e strappar via tutto il nostro marciume. Non credo più che noi possiamo migliorare qualcosa nel mondo esterno quanto non abbiamo migliorato qualcosa in noi stessi. È l'unica lezione di questa guerra che abbiamo appreso. Dobbiamo cercare in noi stessi e non negli altri. È uno degli odierni problemi, l'odio feroce per i tedeschi, avvelena l'animo. Frasi come affoghino tutti, canaglie, muoiano col gas, entrano ormai nel nostro quotidiano conversare. Talvolta capita di non sentirsi più di vivere in questi frangenti. D'un tratto, qualche settimana fa, è emersa una riflessione rivelatrice, come un esitante e tenero filo d'erba in un deserto di erbacce. Se anche non ci fosse che un solo tedesco rispettabile, questo meriterebbe essere difeso contro l'orda di barbari, e grazie a lui avremmo il diritto di non rovesciare il nostro odio contro un popolo intero. Lei dice: basta anche solo un nazista, un tedesco che meriti questo nome per salvare tutti i tedeschi. Credo che l'insegnamento di Etty sia molto importante anche per noi. Se non entriamo, non cominciamo a fare questo cammino interiore, difficilmente cominceremo a curare le nostre relazioni e a salvarci dall'odio, dalla discriminazione e da anche un po' di razzismo. Signore, vuole dire qualcosa? Dica qualcosa. Parli. A livello individuale, quando noi abbiamo fatto questo cammino, intraprendiamo questo cammino interiore, possiamo venire a contatto con l'altro e comunicare questo amore che riceviamo. A livello, invece, a livello comunitario, come può essere efficace? Come possiamo incidere sugli altri, su questa realtà di queste persone che hanno bisogno, che riteniamo a volte diverse, giustamente diverse? Sì, io penso che... Perché penso sia importante questo. Sì, anche a livello comunitario è importante, però non c'è cammino comunitario se prima non c'è un cammino interiore. Non possiamo demandare alla comunità, stiamo attenti. Un cammino interiore è fondamentale, venire in contatto col Dio dentro di noi, fare questa esperienza, entrare veramente ad attingere a questa sorgente, a dissetarsi. E poi ovviamente una modalità è quella comunitaria, attraverso la preghiera, attraverso la liturgia, attraverso il sacramento domenicale, in cui veniamo in contatto comunitariamente con la fonte, con l'energia del sacramento, così, e poi come corpo comunitario, come corpo mistico, come corpo in questo caso ecclesiale, cominciare a prendersi cura dell'altro, ecco. Però sul come, io credo che ogni comunità è preposta a pensare quali sono i bisogni, ecco, no? E,
quello che dicevo prima, credo che sia importante, non siamo noi a scegliere i poveri da aiutare, no? Ma siamo scelti dai poveri. La carità non la facciamo, ma siamo fatti dalla carità. Quindi piuttosto essere aperti, essere sempre aperti a tutte le esigenze, ecco. Cioè a non lasciarsi così fregare in qualche modo da un certo cultura anche mass mediatica, ecco, perché c'è questo rischio, però essere aperti a tutte le esigenze, a tutte. Non avere paura dell'altro, perché l'altro è da amare sempre nella sua totale oggettività, nella sua totale oggettività. Questo è importante, cioè non discriminare mai, non scegliere mai i poveri.